In questo video dimostriamo che l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre è mgh. M è la massa di un oggetto che si trova nel campo di gravità della Terra. G è il campo di gravità terrestre o anche l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre e h è la quota, cioè l'altezza rispetto alla superficie. Immaginiamo che l'oggetto percorra una traiettoria qualunque, per esempio un arco di parabola, per spostarsi da un punto A a un punto B collocati ad altezze diverse, quota HA, quota HB. Mentre l'oggetto è in volo, su di lui agisce la forza di gravità, la forza peso. Ora noi calcoliamo il lavoro che compie la forza peso su questo oggetto mentre si sposta da A a B. Possiamo utilizzare questa formula, quindi forza per spostamento, prodotto scalare, e dal momento che la forza peso è costante. Questo è il senso del punto esclamativo. Attenzione che questa formula si può usare solo per forze costanti. È costante perché è rivolta sempre in basso, quindi stessa direzione e verso, e la sua intensità vale mg, quindi un valore costante. G è il campo di gravità terrestre, 9,8 newton al chilo. Quindi questo prodotto scalare vuol dire il modulo della forza, lo spostamento e il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento. Si può dimostrare rigorosamente che questo lavoro, il lavoro della forza peso, non dipende dallo spostamento, cioè dal percorso seguito dall'oggetto, perché è una forza conservativa la forza peso. Qui non dimostriamo che è conservativa, ma eseguiamo il calcolo del lavoro lungo due percorsi diversi, quindi il percorso AB e il percorso ACB, e facciamo vedere che il risultato è lo stesso. Se scegliamo il percorso diretto AB anziché questo a parabola, percorso diretto, l'angolo alfa tra la forza e lo spostamento è questo angolo qua. Ma allora lo spostamento AB, quindi la lunghezza di questo lato, di questo triangolo, per il coseno di alfa, ci dà questo cateto delta H, AB coseno di alfa. Cioè ci dà il cateto adiacente all'angolo alfa in questo triangolo rettangolo. E questo delta H è la differenza di quota HA meno HB. È questo qua, delta H. Quindi il lavoro della forza peso diventa mg HA meno mg HB. Quindi è venuta fuori la differenza tra una certa quantità mgH da calcolarsi in A meno la stessa quantità mgH da calcolarsi in B. Ora noi quella certa quantità mgH la chiamiamo energia potenziale gravitazionale. Quindi mgH la chiamiamo Ug e quindi dobbiamo fare Ug in A meno Ug in B. Vediamo quindi che l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale mgH viene fuori automaticamente dal calcolo del lavoro della forza di gravità. Cioè calcolando il lavoro, abbiamo scelto questo percorso AB, è venuta fuori automaticamente l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale. Cioè il calcolo ci dice che l'energia potenziale gravitazionale è espressa da mgH. Ora vediamo che lo stesso risultato, lo stesso lavoro della forza peso si otterrebbe scegliendo un altro percorso, perché la forza peso è conservativa, quindi il suo lavoro non dipende dal percorso seguito. Se invece di seguire il percorso AB rettilineo seguissimo il percorso ACB, il lavoro della forza peso sarebbe il lavoro durante il primo tratto AC più il lavoro durante il tratto CB. Durante il tratto CB il lavoro è zero, perché la forza peso è rivolta in basso ma lo spostamento è orizzontale, quindi c'è perpendicolarità tra spostamento e forza, questo vuol dire lavoro nullo. Invece durante il tratto AC il lavoro della forza peso è semplicemente forza per spostamento, dal momento che la forza peso è rivolta in basso e anche lo spostamento AC è rivolto in basso, quindi l'angolo fra i due vettori è 0, il coseno fa 1 e quindi abbiamo un lavoro motore perfetto, che si calcola appunto moltiplicando la forza di gravità mg per lo spostamento AC, spostamento AC che è sempre la differenza tra le due quote, quindi è HA meno HC, HC e HB sono la stessa cosa, quindi è HA meno HB. Quindi noi ci troviamo che questo lavoro della forza peso lungo il secondo percorso ACB è uguale a mg HA meno mg HB. Quindi ritroviamo la stessa espressione di prima, mgHA meno mgHB, cioè l'energia potenziale gravitazionale in A meno quella in B. Quindi
non è una dimostrazione rigorosa, ma abbiamo fatto vedere che scegliendo due percorsi diversi il lavoro della forza peso è sempre lo stesso. E abbiamo anche visto, come dicevamo prima, che l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale MGH viene fuori automaticamente dal calcolo del lavoro.